Love Generation su Radio DJ alle 822. Questa è Chiamate Roma 3131. È la settimana d'oro per noi che facciamo questo lavoro, perché le ultime due settimane dell'anno, ragazzi, uno può andare in folle, cioè non c'è bisogno neanche pilota automatico. Perché è il periodo dei bilanci, quindi sono bilanci delle parole, bilanci delle ricerche. Tutte le classifiche. Per noi che facciamo un programma dedicato alla leggerezza, veramente ci cucinate già, è tutto facile. Il Previ è partito, anzi, o meglio, siamo partiti parlando di questo bel podcast che si chiama Lo Zaino delle Parole di Luca Manzi. Da lì ci ha detto l'origine di qualche parola. Siamo arrivati a parlare appunto di queste classifiche. La più interessante, forse, sai qual era? Quella dei testi delle canzoni, non era male. Quali sono i testi delle tre canzoni più cercate? Allora, Supereroe di Mr. Rain, al terzo posto, canzone, il testo. Sì. Berserk di Shakira. Quella che credo sia la canzone dove del dissing, dove si lamentava. La Twingo. La Twingo. Il Rolex, il Casio, eccetera. La prima è Due Vite di Marco Mengoni. Quindi Sanremo, diciamo, un grosso Sanremo. Scusate se faccio un piccolo appello interno, ma personale. I testi che trovate su internet non sempre corrispondono a quelli che sono stati depositati. Quindi il problema è per la gente. Ma io ho trovato un testo che avete cantato da Forget the Lyrics, è differente. Lo so, ma non è detto che sia quello proprio ufficiale depositato. Cosa che i cantanti spesso fanno, cioè depositano un testo e poi ne cantano un altro. Una parola, giustamente. I vostri 2023 raccolti in una parola. Buongiorno trio, la parola per me di quest'anno è ritorno, perché dopo quasi un anno di missione in mezzo al mare sono tornato dalla mia famiglia, dalle mie bambine e da mia moglie. Ciao, un abbraccio a tutti. Ma un abbraccio, vero. Veronica sta lacrimando da un quarto d'ora, perché trova tutte storie. Non mi è mai successo di sentire i messaggi, mi sto trattenendo. Bellissimo, sono arrivati i messaggi molto belli. Piattaforma petrolifera. Probabilmente. Missione militare o addirittura quelle per il recupero dei Ancora vai. Il mio 2023 padel da gennaio in poi. Ma era anche il 2021. Ma lei da gennaio in poi. Però forse sto giocando prossimo. Il vicino di casa, che era un assiduo lavoratore, ormai lo trovo solo pronto ad andare a giocare. Vi ricordiamo, Padel Palace Milano, se dite la parola Umberto Chiaramonta avete il 10%. Non credo sia vero. Ancora vai. Ciao trio. La mia parola di quest'anno è stato grazie. Grazie perché ho superato una grave malattia, grazie per tutti quelli che mi sono stati vicino e grazie per tutte le piccole grandi gioie della vita, anche ascoltare voi. Ciao ciao, Carla da Torino. Grazie a te. Veramente occhi lucidi oggi, dai. Ma l'ultimo. Dobbiamo continuare a piangere. Dai, un po' meno, una cosa felice. Una pernacchietta, dai. Ciao Zozzoni, ciao a tutti. Ciao. La parola del mio 2023 è inaspettato, perché dopo un momento di vita in cui pensavo che non sarebbe più successo, alla fine mi sono innamorata. E la seconda metà dell'anno ci ha portato questa gioia e niente, sono molto felice. Ciao. Ma è bellissimo. Inaspettato. Il cuore frantumato. e non ne ho mandati altri che insomma erano ancora più. Ma adesso a rovinare tutto ci pensa. Ci pensa breve, vai, sentiamo. Ci pensa questa ascoltatrice che dice friendzone. Ho frenzonato un po' di gente. Lei ha frenzonato. L'unico caso umano che avrei dovuto frenzonare mi ci sono messo insieme. Mostro con questo. Niente, mi tocca. È come il Grande Fratello, ma di tutti i nomination. Uno rimane. Gabriele dice: non so quale sia la mia parola più ricercata sul web, dovrei andare a vedere la cronologia, ma so qual è la GIF animata che ho utilizzato. Qual è? Gennaro Mosconi. Dentro ce l'abbiamo anche noi. Nascosto in un angolo. Germano uno di noi. Okay. Ricerche. Finiamo con le ricerche. Io ogni volta che faccio le lasagne, tutte le volte, spesso succede. Cerco la ricetta della besciamella, che tre cose ci sono, però le devo sempre cercare perché... Ma io cerco sempre, quotidianamente, come fare l'uovo sodo, ma sempre, ragazzi. L'uovo sodo? Devo riguardare sempre... Quando è che è pronto? Allora, io col pollo al curry... Giallo zafferano, save my life, altro che... Ma è semplice. Ma io mi dimentico. Cioè, vendono un ovetto che cambia colore e ti dice a che punto è l'uovo. Io sempre, se l'acqua deve essere già fredda, invece deve essere già fredda quando lo metti dentro, vabbè, lascia stare. E ora mi hai messo in crisi, comunque, non me lo chiedi.
dopo controllo. Niente. Io devo sempre cercare come si scrive mercoledì in inglese. Where is piegatura. Per qualche giorno, mesi fa, ho avuto un'improvvisa curiosità. E qui chiedo un colpo di reni, proprio di quelli all'ultimo secondo, a Patrizio. Vediamo se ce la facciamo. Perché colpa mia, non gliel'ho detto prima. Vediamo se. Ho cercato tutte le uscite tra Roma e Terni. No. Chiesta ad Andrea poi. Andrea. Non ero io. Andrea, come vado? Come torno? O meglio, dalla strada da Terni a Roma. Oh, Andrea, qui sono perso Terni. Ho preso una strada di merda, non so come cazzo tornare. Sto senza nafta, non so che cazzo fa. Ecco, in questo caso 2023, diciamo, insomma, l'aggettivo sarebbe un altro. Fermi lì, arriviamo con Danilo.